Allora? Di Tu hai dei dubbi, Elena? Lo so. che parli, scusa? T'ho guardato oggi durante il controesame di Tomei e secondo me inizi a pensare che forse non è stata Linda. Ammettilo. Dai, se no manco ci venivi qua. Chiarisca Ma come fai? la domanda, prego. Tu ti rendi conto che questo non è un gioco? Forse sei tu che prendi tutto troppo sul serio. Tu hai una vaga idea di quello che stanno passando i genitori di Angelica? Un po' di tempo che la chiami Angelica. Non è più Angelica Petroni, è solo Angelica. Loro sperano ogni giorno che sia io che te proviamo a fare il nostro lavoro, che non giochiamo con le loro vite, che proviamo a fare giustizia. Vabbè, Giustizia. pensavo volessi parlare. Una conversazione tra esseri umani, ma a quanto pare mi sbagliavo. Ma aspetta. Hai ragione. In realtà sono venuto per dirti che mi dispiace per quello che è successo con l'indagine di Perugia, non te lo meriti. Cazzo, sei bravo. Lo dico davvero. A fare che? A confondere i testimoni, la corte, me, forse anche te stesso. Addirittura. Guarda, io non ho mai capito come fate voi avvocati a fare il vostro lavoro. Prendete pezzi di verità, le distorcete e poi li portate in aula per gettare il seme del dubbio. Elena, guarda che il tuo lavoro non è tanto diverso dal mio, eh. Anche voi prendete pezzi di verità e li usate per spedire la gente all'ergastolo. La verità vera non esiste. L'unico modo per scoprirla davvero sarebbe di tornare indietro nel tempo e di vedere che cosa è successo. Ma questo lo sai, non si può fare. Sai qual è la differenza tra me e te? Che io, a differenza tua, so che è così. Tu fingi di credere che i processi cambiano le cose, ma le cose poi non cambiano. Alla verità, ovunque sia. Buonanotte, avvocato.